C'è un frainteso molto, molto grosso, secondo me, nell'approcciare le problematiche delle sostanze a stupefacenti, che è quello di partire dal punto di vista che le sostanze siano il problema e non c'è niente di più sbagliato. Sono storie di alcol, droga, ma soprattutto di sofferenza, quelle delle vite segnate dalle dipendenze. Perché le sostanze non sono il problema, ma sono la soluzione alle mie capacità, al mio cattivo adattamento alla società, al mio cattivo al non saper stare con gli altri. Le sostanze diventavano la soluzione. Racconti di solitudine, ricadute, momenti bui, ma anche di speranza, perché una via d'uscita c'è. Dunque, la mia storia di dipendenza è iniziata in età molto giovane, partendo con la cannabis, evolvendo poi all'epoca con l'eroina. E poi ho frequentato la comunità del CEIS qui ad Arezzo, però terminato il periodo di comunità, dopo non tantissimo tempo, sono ricaduto prima con l'alcol e poi in altre sostanze e la mia dipendenza è ripartita. La dipendenza, noi in Narcotici Anonimi diciamo che è una malattia dalla quale non si guarisce. Ma non lo diciamo noi solamente noi Narcotici Anonimi, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la dipendenza come una malattia progressiva, mortale e soggetta a recidive. Cioè, la pura e semplice astinenza è stato, da quella che è la nostra esperienza in Narcotici Anonimi, non basta. Occorre andare in una direzione diversa da una pura e semplice astinenza. Per poter trovare, non per poter guarire, ma per poter arrestare questa malattia. La mia dipendenza è iniziata da età molto giovane. Io prima volta imbriacata a 13 anni. Alcol e altre leggere sostanze mi aiutavano a sciogliermi, aiutavano a essere accettata da me stessa più che dalle altre persone. All'inizio questa cosa non prendi come un problema, prendi come una cosa che ti aiuta, ma piano piano le sostanze iniziano a riscuotere. Salute fisica, emotiva, e anche sociale, perché sempre tendi a isolarsi, usare da soli, perché vergogna, perché non riesci più a stare tra le gente. Da poco anche ad Arezzo è nato un gruppo, quello dei Narcotici Anonimi, che aderisce ad un'associazione internazionale per la lotta alle dipendenze. Narcotici Anonimi è un'associazione, fratellanza. Noi funzioniamo perché chi viene da noi si sente da subito a casa, si rende subito conto che è in mezzo a altri dipendenti. Questo senza niente, nulla togliere a professionisti, CERT, comunità con le quali collaboriamo costantemente. Quello che sostanzialmente caratterizza questo programma è questi appunto 12 passi, ma il nostro programma non è un semplice riunirsi il martedì sera. Il nostro programma è un metodo che prevede proprio il lavoro sui passi, il venire alle riunioni, strada facendo, il fare servizio dentro l'associazione. Narcotici Anonimi è un'associazione senza fini di lucro. Nell'Aretino ha trovato un suo spazio a Subiano in via Aretina 5. Grazie a questa associazione, grazie anche a tante altre cose che sono girate intorno, sono più di 8 anni che sono assolutamente libero da qualsiasi sostanza che altera mente e umore. Anch'io ora, più di 8 anni che sono pulita da tutte le sostanze, sto benissimo, sono tanto felice che sono ritrovata questa associazione perché mi ha ridato non solo sobrietà e pulizia, ma mi ha ridato proprio me stessa.